Benvenuti nel canale Adrenalink. Oggi si parla di draghi. Il drago è uno dei soggetti, chiaramente, che quando si parla di tatuaggio saltano subito fuori, e oggi ne andremo ad analizzare la sua storia nel percorso che ha fatto in Asia, partendo dai Naga dell'India per arrivare fino al drago giapponese che conosciamo con l'artiglio dell'aquila e con tutte le sue forme che molto ci piacciono e che molte persone si fanno tatuare. Il drago è una creatura mitologica che stimola l'immaginazione da oriente ad occidente. Il drago affonda le sue origini nella storia dell'uomo. È considerato una divinità in oriente, mentre in occidente è spesso una raffigurazione del maligno. In questo video cercherò di occuparmi del drago nella cultura orientale ed in particolare nella sinergia con il tatuaggio giapponese Orimono. Il percorso del drago in oriente è piuttosto complesso. Il suo cammino parte dall'India per arrivare in Cina, passare in Corea e arrivare definitivamente in Giappone. Le antiche leggende di tutti questi paesi si fusero assieme, dando origine al mito del drago che conosciamo oggi. Secondo Kern, nel suo Histoire du Bouddhisme dans l'Inde, i Naga occupano l'ottavo rango del sistema del mondo. Sono spiriti dell'acqua che si manifestano in forma umana, con in testa una corona di serpenti. Fanno parte della mitologia buddista, indù e Khmer. Il loro regno si trova nel fondo di fiumi, laghi e mari, e secondo De Visser, nel suo The Dragon in China and Japan, i Naga vivono in lussuosi palazzi sul fondo di mari, fiumi e laghi. Posseggono molti gioielli, conoscono molti incantesimi e il loro temperamento è piuttosto combattivo. Quando vengono presi dalla rabbia, sono capaci di qualsiasi crudeltà. Il drago in Cina è un animale d'acqua, simile al serpente. In inverno dorme nei fondali ed in primavera ascende verso il cielo. È il dio del tuono, porta buoni raccolti perché ascendendo verso il cielo crea le tempeste e fertilizza la terra con la pioggia. Questa creatura, considerata piena di positività, Yang, se avvistata anche parzialmente, è portatrice di ottimi presagi. Fa parte dei quattro Ling assieme all'unicorno, alla fenice e alla tartaruga. Quattro animali spirituali per eccellenza. Avvistare qualsiasi di questi animali era considerato un ottimo presagio e poteva essere, ad esempio, l'imminente nascita del figlio di un imperatore, di un grande uomo, di qualche strano e nuovo evento naturale. Tuttavia, se venivano avvistati durante un combattimento, il presagio poteva essere negativo, un messaggio di morte e distruzione. Restando in Cina, è importante dire che il drago è il simbolo dell'imperatore, mentre la fenice era il simbolo dell'imperatrice. Gli imperatori non erano solo chiamati draghi, ma erano considerati come la loro stessa prole, e si credeva che avessero dragoni al loro servizio. I paramenti dell'imperatore sono decorati da draghi e quelli dell'imperatrice, logicamente, da fenice. Andiamo invece adesso in Giappone. Il drago originario in Giappone è anche qui una divinità dei fiumi, dei mari e delle montagne. Il drago nasce agli albori della civiltà giapponese. Nel Nihon Shoki, le cronache del Giappone, possiamo leggere che dopo la morte di Izanami, che perì dando la vita al dio del fuoco Kagutsuchi, Izanagi, suo consorte, tagliò il filo in tre parti, ognuna delle quali divenne una divinità: Kura Okami, Kura Yamatsumi, Kura Mitsuha. Il carattere usato per scrivere Okami nel nome della prima divinità è composto da elementi indicativi delle parole drago e pioggia. Da qui la deduzione che si tratti di un drago, dio delle valli e regnante delle acque. Sia in Giappone che in Cina, ma anche in India, pregare divinità che propizino la pioggia è di vitale importanza. Nel 600 d.C., assieme ai cinesi, il buddismo arriva in Giappone. La leggenda del drago, che in Cina si era mescolata con quelle dei Naga indiani, trova terreno fertile tra la popolazione indigena, che adorava divinità della pioggia con caratteristiche molto simili a quelle del drago cinese. Si trattava di dei serpentoni che stavano nel fondo dei laghi, dei mari, eccetera, eccetera.
La facoltà di questa entità di trasformarsi in esseri umani, di portare la pioggia sulla terra arida, come la loro natura di divinità d'acqua, formò la connessione definitiva tra Naga, drago cinese e drago giapponese. Eccomi qui con un dipinto del collega ed amico Hide Ichibei di Tokyo. Allora, rappresentare il drago risulta sempre un compito molto difficile. Per quanti mi chiedano di tatuarsi un drago e tanti mi dicono: ah, ma tu non ti stufi mai di disegnare i draghi? Beh, assolutamente no, perché trovo che il disegno del drago sia sempre molto complesso e molto accattivante. In più ci dà il permesso di evolverci costantemente, quindi ridisegnare lo stesso soggetto ci permette di raggiungere sempre più un'elevata maestria nel farlo e quindi avvicinarci sempre di più al divino, se volete. Quindi raffigurare il drago è un compito delicato, vista la sua importanza. La struttura va costruita seguendo le indicazioni che troviamo nella storia di questo animale mitologico. Ecco alcune indicazioni che valgono sia per il drago cinese e in alcuni casi anche per quello giapponese. Questo appunto è un drago di Hide Ichibei ed è un drago giapponese. Il drago va suddiviso in tre giunti principali, come potete vedere qui. Dalla testa alle prime spalle, ok. Poi c'è la parte che va dalle spalle alle anche e l'ultima parte che va dalle anche alla coda. Queste tre parti sono quelle che compongono il corpo del drago. In queste tre giunture vi sono 9 somiglianze con altri animali e sono molto importanti. Allora, prima di tutto abbiamo le corna del cervo. Appunto, si pensa che le corna del drago derivino dalle corna dei cervi, animali anch'essi sacri in Giappone. La testa, e quindi il cranio del drago, è in realtà la testa di un cammello, cioè il cranio di un cammello. Gli occhi del drago sono gli occhi di un demone. Il collo del drago, e più in generale, secondo me, tutto il corpo, è il corpo di un serpente. Il ventre, e quindi questa parte qui, dice De Visser, si tratta del ventre di un mollusco. Le squame, che possiamo vedere tutte ben ordinate qui da Ichibei, sono le squame della carpa, mentre gli artigli derivano dagli artigli dell'aquila o del falco. I palmi dovrebbero essere i palmi delle zampe della tigre e le orecchie sono le orecchie di una mucca. Tutti questi animali collaborano tra loro e creano questo bilanciamento tra le forze negative e le forze positive. Una cosa che non trovo in De Visser, ma che ho trovato e ho sentito da altri tatuatori, è che i baffi sono i baffi dell'aragosta. Sempre quando disegniamo un drago, dobbiamo tenere presente che sotto la testa, all'altezza del mento, vi è una protuberanza che viene chiamata Chi-Mu, senza la quale il drago non sarebbe in grado di salire verso il cielo. Ai lati della bocca del drago c'è una barba ispida a punte e intorno al naso due lunghi baffi che, come vi dicevo, ricordano i baffi di una aragosta. Esistono delle differenze tra draghi femminili e draghi maschili, secondo i cinesi particolarmente. Le corna del maschio sono concave e ondulate, grosse sulle punte e sottili alla base. Il drago femminile invece ha un naso dritto, una criniera rotonda, squame più sottili e una grossa coda. I draghi sono principalmente di 5 colori, sia in Cina che in Giappone. Il drago nero, che è il drago più giovane, il drago rosso, già un po' più vecchiotto, il drago verde e azzurro, il drago giallo, quindi drago d'oro, o il drago bianco, che è in assoluto il drago più anziano e più saggio. I draghi hanno dei punti deboli, che sono stati elencati proprio in diversi trattati. Il drago ha paura del ferro, ad esempio. Ama le pietre preziose e difatti, se vi ricordate quando vi parlavo prima dei Naga, pare che vivano in dei palazzi subacquei ricoperti di pietre preziose. In più era famosa l'idea di sopire l'irritazione del drago, ad esempio durante una tempesta in mare, gettando dalla nave dei forzieri pieni di preziosi. Non credo che funzionasse, ma comunque questo veniva fatto.
è ghiotto, il drago, della carne di rondine arrosto. Non inorridite, perché comunque chi ha mangiato rondine non è invitato a salire a bordo di una nave e navigare, poiché appunto potrebbe scaturire l'ira del drago che se lo vuole mangiare. Il drago teme l'albero dei rosari, o albero dei paternostri, detto qui, che è la Melia Azedarach. I nemici principali del drago sono la tigre, i demoni della siccità e di Garuda. I draghi possono trasformarsi in uomini, donne, in vecchi, in pesci, in alberi e addirittura in spade. Le loro uova sono delle bellissime pietre che si possono trovare in alta montagna. Da queste pietre l'acqua sgorga copiosa, fino a che queste non si romperanno e lasceranno uscire un piccolo serpente. La sua rapida crescita lo trasforma in un drago che ascende al cielo causando appunto fulmini e tempeste. Gli uragani ed i vortici di vento sono tutti imputati all'ascesa del drago al cielo. Le ossa di drago polverizzate erano considerate una medicina potentissima. La saliva del drago era un prezioso profumo che si regalava ad esempio alle regnanti. Il drago giapponese originario venne integrato con le leggende che provenivano da Occidente grazie alla sua somiglianza con il drago cinese, Lung, o il naga indiano, che avevano caratteristiche più evocative. Questi draghi, che ostacolavano gli uomini durante la costruzione di imbarcazioni, venivano placati da sacrifici umani in Giappone, mentre in Cina venivano disturbati da delle figure d'argilla o da delle figure in ferro, che venivano messe sul bordo, ad esempio, del lago o sulla prua della nave. Logicamente, le divinità dei fiumi e dei mari originari del Giappone lasciarono presto spazio ai dragoni occidentali, tanto che caratteristiche fisiche di questi ultimi vennero integrate ai primi, rendendoli difficilmente distinguibili. Si credeva esistessero 8 re dei draghi e che il più potente, Sagara, possedesse la perla che garantiva ogni desiderio. E quindi quando vedete un drago che nei suoi artigli custodisce una perla, stiamo parlando proprio di questo gioiello qui. Facendo un attimo un riassunto, abbiamo capito che il drago si muove tra India e Giappone, passando per la Cina e per la Corea, e che in tutti questi suoi viaggi acquisisce delle caratteristiche, ma ne eredita da dei personaggi autoctoni di ognuna di queste terre. In tutti però vi è una cosa fondamentale, il portare la pioggia. Cioè, il drago è molto importante perché a lui si imputa la capacità di scaturire le precipitazioni. Essendo sia l'India che la Cina che il Giappone delle culture basate sul riso, questa caratteristica è fondamentale perché il riso non cresce nella siccità, ha bisogno di molta più acqua, ad esempio del grano. In tutte queste culture abbiamo visto che il drago vive nella profondità di laghi, fiumi e mari, e che appunto la sua ascesa verso il cielo coincide con la primavera, momento solitamente di grandi piogge e di grandi cambiamenti climatici. In autunno invece, in queste culture sempre, discende verso le profondità e gli abissi e ritorna nel suo palazzo, coprendosi di fango e assumendo una caratteristica per i cinesi più negativa, ok? Ci sono stati in tutti questi paesi diversi riti divinatori che venivano messi in atto per richiamare l'attenzione del drago nei periodi di siccità. Draghi in terracotta venivano immersi nell'acqua proprio per smuoverlo, ossa di tigre venivano lanciate nei laghi durante i lunghi periodi di siccità e le frasche di albero dei rosari venivano anch'esse gettate nel mare o negli stagni proprio per irritare il drago, disturbarlo e farlo ascendere al cielo per ottenere la famosa pioggia. Nei templi shintoisti in Giappone venivano offerti canapa, cavalli bianchi o cavalli rossi per fermare le piogge troppo abbondanti. Dopo l'VIII secolo d.C., gli imperatori iniziarono a dubitare delle credenze shintoiste e preferirono affidare la divinazione degli spiriti della pioggia ai monaci buddisti. Nei 3 grandi templi di Nara venivano messi in atto i riti di divinazione buddista rivolti ai draghi. Nel IX secolo d.C., con il crescere dell'influenza dei monaci buddisti, il parco della Sacra Primavera a Kyoto divenne il territorio di preghiera per la pioggia. Kobo Daishi dichiarò
che il lago di questo parco era la dimora di un dragone indiano, un naga, e così sutra venivano recitati da masse di bonzi sulle rive di questo lago. Quando le preghiere non avevano successo, ritornavano in auge i vecchi spiriti dell'acqua, quindi i draghi originali, ed i vecchi riti divinatori tornavano sulla scena. Quindi c'è stato un susseguirsi vero e proprio di divinazioni di ceppo diverso. I sacrifici di cavalli continuarono ad essere utilizzati addirittura fino al XIII secolo. Durante le tempeste in mare, come vi dicevo, i marinai cercavano di placare l'ira dei draghi gettando i loro gioielli in dei forzieri nella profondità dei mari. Adesso invece inizieremo a parlare della correlazione tra il drago ed il tatuaggio, e quindi parliamo di Giappone, perché il tatuaggio è una cultura, almeno come noi lo conosciamo, autoctona del Giappone in Asia. Allora, il tatuaggio del drago fu un soggetto particolarmente apprezzato da una categoria in particolare, i pompieri di Edo. Grazie alla sua associazione con l'acqua e la pioggia, e quindi in naturale contrapposizione al fuoco. Il drago è una divinità appunto d'acqua, capace di generare il fuoco. Si poneva come punto di mediazione tra la vita, rappresentata dal pompiere stesso, che cercava di spegnere il fuoco, elemento quest'ultimo che rappresenta la morte e la distruzione. Nel famoso libro che diede una forte spinta alla pratica dell'Orimono, il Suikoden, uno degli eroi più carismatici, Kyumon Ryushishin, del quale vi ha parlato la Steffi in un nostro video, è appunto tatuato con 9 dragoni che gli attraversano tutto il corpo. Per i pompieri, la valenza di tatuarsi sulla schiena un drago è molto importante e fa addirittura riferimento alla teoria dei 5 elementi. Ora, cerchiamo di riassumere questa teoria velocemente, però potete benissimo fare una ricerca per conto vostro. Comunque, nella teoria i 5 elementi intanto sono il legno, il fuoco, la terra, il metallo e l'acqua. Il legno brucia, dando vita al fuoco. Il fuoco crea la cenere, che costituisce la terra. Dalle rocce e dalla terra nasce il metallo. Il metallo, liquefacendosi, genera l'acqua. L'acqua genera le piante. E questo è un ciclo continuo con svariate interazioni. Vi metto subito un disegno per farvi capire di cosa stiamo parlando. Ogni interazione tra gli elementi che si creano e si distruggono a ciclo continuo è mediata da un altro degli stessi. Quindi un elemento fa da mediazione tra due opposti. Il legno può sopraffare la terra, penetrando in essa, ma ha bisogno del fuoco che la crea. Il fuoco può sciogliere il metallo, ma ha bisogno della terra per crearlo. La terra può sopraffare l'acqua, assorbendola e custodendola, ma ha bisogno del metallo che la genera. L'acqua, infine, può sopraffare il fuoco, ma ha bisogno del legno che lo generi. Il tatuaggio del drago, tra i pompieri, è proprio questa relazione qui. Il pompiere, che rappresenta la vita, si contrappone al fuoco, che rappresenta la morte e la distruzione. Questa relazione viene mediata dall'acqua, appunto il drago che lui ha sulla schiena. Secondo la teoria taoista dei 5 elementi vi è una terza interazione, quella del metallo, ed infatti i pompieri usano un lungo gancio con la punta in ferro chiamato Tobiguchi, che è appunto un bastone che serviva a spaccare i tizzoni ardenti delle travi, ad esempio, eccetera, eccetera, e separare quindi i pezzi di legno per diminuire la potenza del fuoco. Il metallo, appunto, distrugge il legno che genera il fuoco, secondo la teoria dei 5 elementi. L'acqua non esiste senza il metallo. Ecco che il pompiere, con un tatuaggio che evoca l'acqua ed uno strumento in ferro, si contrappone al fuoco sentendosi protetto ed in armonia con il creato. Vi garantisco che un tatuaggio di un drago sulla schiena comunque non vi tutela dalle fiamme, ok? Con il fuoco non si scherza. La vita stessa del drago rispecchia, come detto, il ciclo dei 5 elementi. In autunno si nasconde negli stagni e nei fondali, assumendo questo carattere malevolo e negativo, e si copre di fango e diventa quindi un elemento yin. In primavera risale verso il cielo, scatenando le piogge e le tempeste, come abbiamo visto. E questo invece è un elemento yang, perché
ridà vita alla terra. È un elemento d'acqua che genera il fuoco e quindi comprende dentro di sé due elementi in natura estremamente contrapposti e quindi è anche questo un simbolo di bilanciamento estremo. Il tatuaggio del drago è quindi un tatuaggio che ci permette di raffigurare diverse cose, quindi come potete capire il tatuaggio del drago non ha un solo significato. I significati potrebbero essere trovati all'interno delle rappresentazioni dei 9 animali che lo compongono, oppure il significato può essere proprio di portatore di pioggia, di fertilizzatore. Però il drago è anche visto spesso come un nemico o un amico, quindi insomma il significato veramente varia molto anche in questo caso e va interpretato a seconda di ogni persona che si vuole fare un tatuaggio di questo tipo. Le sue colorazioni ben contrastano con gli sfondi neri del tatuaggio giapponese e questo corpo serpentiforme ben si sposa con i lineamenti classici del corpo. È un tatuaggio che sta bene eseguito a tutta schiena, è un tatuaggio che sta bene sulle braccia o sulle gambe, quindi o anche sul fronte, non vi è esattamente un posizionamento specifico, proprio perché non avendo una forma prestabilita, ma prendendo la forma della zona dove noi lo dobbiamo mettere, è un tipo di soggetto che si presta molto bene per i tatuaggi. È un tatuaggio che ha affascinato l'Oriente e l'Occidente, quindi troviamo i draghi nel tatuaggio celtico, nel tatuaggio occidentale, nel tatuaggio traditional, insomma veramente il drago ha varcato le soglie dell'Asia e per motivi diversi è arrivato in Occidente eccetera ed ancora oggi è uno dei soggetti più richiesti. Ci sono pochi tatuatori secondo me che fanno bene i draghi, anche se questo mi attirerà le ire dei colleghi, questo è secondo la mia opinione. E quindi secondo me per scegliere un tatuatore che fa bene i draghi dovete guardare assolutamente bene come lui li fa, perché francamente, a meno che non li copi da qualcun altro, è sempre un soggetto che denota lo stile del tatuatore stesso, quindi diventa proprio focalizzante, nel senso che si capisce bene la caratteristica della persona che lo esegue. Che altro dire? Spero che questo video vi sia piaciuto, logicamente in questo video c'è il frutto delle ricerche che ho fatto su dei libri che vi metterò in descrizione tra i link. Lasciate un commento per dirmi cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se sapevate già tutte queste cose o se c'erano delle cose che non sapevate. E ci vediamo al prossimo video, qui sul canale Adrenalink. Iscriviti, ciao belli!